Questa è la terza mostra del Festival Internazionale di Musica Sacra. Il tema quest'anno è la Caritas, cioè l'amore. Abbiamo fatto una mostra dove si parlava di amore verso l'uomo, una mostra a San Vito dove si parlava di amore verso il creato, la natura. Questa è una mostra che intende parlare, naturalmente per allusione, per metafora, dell'amore verso Dio. Abbiamo pensato che l'amore verso Dio poteva essere rappresentato dalle icone di Claudio Mracic. Claudio Mracic è un artista di Gorizia, purtroppo scomparso un paio d'anni fa in età ancora non anziana, diciamo, che aveva una grande ammirazione per la tradizione dell'arte bizantina, e questo si vede benissimo sia nelle sue sculture, perché lui è noto soprattutto come scultore, ha fatto anche molte mostre in Italia, ha partecipato a molti simposi di scultura all'estero, eccetera. Però lui è sempre stato anche pittore. E qui presentiamo una serie di lavori che sono praticamente sconosciuti, non tutti, ma quasi tutti inediti. Tutti ripresi dallo schema, diciamo, spaziale, dallo schema anche culturale dell'icona, dell'antica icona bizantina, che poi ha avuto, sappiamo, un grande sviluppo in tutti i paesi del nostro vicino Oriente, diciamo, in Russia naturalmente, dove c'è stato il più famoso di questi artisti, Rubliev, penso che si dica, un monaco che è vissuto tra la fine del 400 e inizi del 500. E Claudio prende lo schema dell'icona e quindi riprende le scene tipiche dell'icona, dal crocifisso all'Annunciazione, a tutte queste figure tradizionali che raccontano la vita di Cristo, che raccontano naturalmente i santi, la Madonna, gli angeli, eccetera, prende questo schema e lo tratta con un gusto raffinatissimo in termini molto moderni. Per esempio, lui prende uno schema e poi interviene soltanto con il rosso, oppure soltanto con l'azzurro, oppure solo con il rosso o l'azzurro, oppure colora tutto, compreso lo sfondo. Il risultato di questa operazione, secondo me, è molto interessante, molto bello, perché c'è un grande gusto da parte di chi opera, ma c'è anche un grande rispetto per questa tradizione culturale. E quindi implicitamente c'è un grande rispetto per questa idea sacra, insomma, che connota tutta la storia dell'icona. E quindi mi pare che proprio per queste ragioni questa mostra corrisponda al tema. Rappresenti, ripeto metaforicamente, questo amore verso Dio, che del resto è il tema stesso dell'icona, insomma. Qui però ci sono anche due sculture molto interessanti, secondo me, che si possono vedere in altro luogo, e c'è soprattutto un crocifisso del tutto inedito, che nessuno ha mai visto, un bronzo di spirito popolare ma di grande raffinatezza, con rappresentate tutte le stazioni della Via Crucis sulla croce. È una cosa molto bella che siamo contentissimi di poter presentare in questa sua prima apparizione.